Il mese scorso abbiamo parlato di interior design e vi ho fatto un breve excursus di alcuni stili, alcuni fra i più diffusi in questo periodo. Ho deciso di approfondire uno di questi stili proprio partendo da quello meno gettonato. A molte di voi non era piaciuto lo stile minimal, forse un po' troppo grigio, forse un po' troppo vuoto e impersonale, e ho deciso quindi di partire proprio da questo. Perché? Perché in realtà è uno stile molto diffuso e molto personalizzabile proprio in base alle vostre esigenze. Ciao a tutte, io sono Valentina Vigato, professional organizer, e io qui vi aiuto a semplificare la vostra quotidianità e la vostra vita grazie all'organizzazione della casa e alla semplificazione della vostra agenda. Eccoli, quella è la mia. A questo proposito, tra l'altro, vi ricordo che fino al 31 di dicembre sono in offerta i miei percorsi personalizzati, per cui vi lascio il link qui sotto. Stiamo quindi parlando di minimalismo, ma anche contemporaneamente di minimalismo accogliente. Come vi avevo accennato nel video precedente, il minimalismo è nato da uno stile sia di architettura che di pensiero che si è sviluppato a partire dagli anni 60. In particolare il filosofo Richard Wolheim l'ha declinato, ha fatto proprio la definizione di questo stile in tre diverse situazioni. In arte possiamo vedere quindi il minimalismo nella musica, nelle arti plastiche, nella fotografia e in letteratura. La seconda area di influenza del minimalismo che riconosce Wolheim è nell'architettura, ovvero proprio la semplificazione delle linee molto più pulite, molto più dritte, lineari e non più con tanti arzigogoli e riccioli che andavano di moda sicuramente precedentemente. Ma anche la terza area che Wolheim riconosce è lo stile di vita. Qui parliamo principalmente dello stile di vita minimalismo, ovvero di quanto sia più semplice vivere con meno cose, ma il meno cose spesso vuol dire una casa semplice, lineare, senza carattere, e ha interessato meno la maggior parte di voi. Una cosa molto caratteristica del minimalismo, in realtà, che è molto importante sottolineare e andare ad analizzare, è la multifunzionalità di un oggetto, ovvero come uno stesso oggetto possa essere utilizzato per diverse funzioni. Addirittura nell'architettura, mi viene un esempio, in quel periodo sono stati buttati giù i muri e le case da cucinotto, zona pranzo, salotto living dove si ricevevano gli ospiti, sono stati buttati giù tutti i muri ed è stato diffuso di un'unica stanza multifunzionale, quindi dove si cucina, si mangia contemporaneamente e c'è anche la zona giorno. Sicuramente questi sono gusti soggettivi, ma il minimalismo appunto è caratterizzato da queste caratteristiche. Brava Vale, sai anche parlare l'italiano molto fluentemente. Abbiamo parlato di linee dritte in contrapposizione alle sinuose, abbiamo parlato di multifunzionalità di stanze, di luoghi e di oggetti, ma un'altra cosa caratteristica del minimalismo è proprio il materiale, i materiali utilizzati, ovvero il cemento, il grigio, il bianco e le cose in generale monocromatiche. Questo risulta quindi molto freddo perché c'è cemento, grigio, bianco, che è bello, dà tanta luminosità, ma poi forse impersonale, l'acciaio, mi sono dimenticata di dire prima, e quindi freddo, ok? Freddo e probabilmente poco accogliente. Ho voluto quindi distinguere due stili del minimalismo all'interno dello stesso minimalismo, il minimalismo tradizionale e il minimalismo caldo. Se il minimalismo tradizionale quindi è caratterizzato da questi colori neutri, grigio, bianco e un mix di materiali sintetici perché erano la svolta in quegli anni, in contrapposizione il minimalismo caldo, che io definisco caldo, è un minimalismo sì fatto da colori neutri e sì fatto da colori luminosi,
ma contemporaneamente fatto magari di un grege piuttosto che da un grigio, quindi da un misto di beige e grege, sicuramente da esclusivamente colori naturali e materiali naturali, quindi non più il cemento ma principalmente il legno. Altra cosa che si sta diffondendo moltissimo nel minimalismo accogliente, in contrapposizione al minimalismo tradizionale fatto di linee pure e dritte e angoli a 90 gradi spigolosi, sono linee più morbide e sinuose. Un'altra caratteristica del minimalismo caldo, che io definisco così, è il pavimento, sì in legno, quindi non più in cemento, e in particolare a spina di pesce, quindi mantiene le sue linee dritte, lineari e sicuramente angolate, ma dà un gran movimento alla stanza rispetto ad un pavimento semplice di cemento. In generale il minimalismo è caratterizzato quindi anche da punti luce molto semplici, molto lineari. Io immagino appunto strisce di LED, immagino lampadari a palla, proprio a forma di palla, che diffondono benissimo la luce nella stanza, ma sono contemporaneamente di design e con una linea molto comunque definita. Quindi non arzigogolati, ma una semplice palla. Altri lampadari tipici del minimalismo sono i coni di luce, i lampadari a forma di cono, ma anche i lampadari in metallo, linee metalliche proprio come i punti di luce. Ultima cosa, mi vengono in mente gli specchi luminosi, ovvero lo specchio retroilluminato, quindi è proprio uno specchio semplicissimo, senza cornice, molto lineare, che fa il doppio uso, come dicevamo prima, oggetti con una doppia funzionalità di luce e illuminazione. Finisco con il concetto fondamentale del minimalismo, è proprio il fatto di avere pochi elementi, molto ben scelti, quindi un divano magari impegnativo nelle forme, anche nel costo, ma il suo pezzo forte è proprio il fatto di essere l'unico pezzo importante su cui investire. Quindi probabilmente chi sceglie il design minimalista è proprio anche, va proprio a scegliere anche dei pezzi con grande intenzione, visto che sono i pochi pezzi che va a scegliere. Magari pochi pezzi su misura, quindi fatti su misura proprio per quella casa e per le esigenze di quella famiglia, visto che magari c'è la possibilità di fare qualcosa di multifunzionale. Non dimentichiamo le piante, che se nel minimalismo tradizionale un po' cozzano, ultimamente sono molto diffuse, in particolare nel minimalismo accogliente, caldo come lo vogliamo chiamare, e proprio perché vanno con le loro foglie grandi. In generale il minimalismo sceglie piante grandi, molto scenografiche, vanno a definire gli spazi, vanno a spezzare anche un grande spazio, ad arredarlo, a riempirlo e a definirlo con le linee delle foglie grandi e particolari. Bene, questo direi che è tutto per quanto riguarda lo stile minimalista. Fatemi sapere se ve l'ho un po' fatto piacere, se magari vi piaceva già e se voi abitate in una casa minimalista. Fatemi sapere invece se la vostra casa è più minimalista tradizionale o minimalista calda. Io vi ringrazio per aver visto questo video, non dimenticate di fare un pollice in su e di iscrivervi se non l'avete ancora fatto, e mi raccomando, non dimenticate di farmi sapere qui sotto qual è il prossimo stile che volete che analizzi. Alla prossima, ciao!